Allora, Vittorio, siamo pronti per fare questo liquore alla genziana? Sì, abbiamo l'occorrente, i 4 litri di vino, vendemmia Sì. 2016, misto di Trebbiano e Malvasia. Naturalmente il vino è produzione propria e il grado di questo vino è di 12. Ok. 700 grammi di zucchero e 120 grammi di radice di genziana. E adesso il procedimento iniziale com'è? Questa genziana va sciacquata, mi Va sembra, vero? sciacquata, fatta a pezzetti e Velocemente. messa nel recipiente da 5 litri. Sciacquata velocemente, non messa in ammollo naturalmente, vero? No, Perché sennò si toglie. velocemente. Messa nel recipiente di 5 litri. Messa in infuso, giusto? Con Infuso lo con i 4 zucchero. litri di vino e i 700 grammi di zucchero e Ok. lasciata poi per 40 giorni 40 in giorni. grotta. Va bene. Proseguiamo. Le radici di genziana le abbiamo comprate alla fiera di Campoverde da Tommaso e Tiziana. Devo tornarci per prendere anche la liquirizia. Vittorio sta spezzettando bene le radici con le cesoie che ci lavora la vigna, ma va bene anche con un coltello, eh. Sciogliamo lo zucchero con una parte di vino. Inseriamo tutto nel recipiente di vetro. Il vino, la genziana, lo zucchero sciolto e poi lo teniamo per 40 giorni al buio. Durante i primi giorni però bisogna armarsi di un bastoncino di legno pulito e ogni tanto girare, quindi girare il fondo dove si sarà sicuramente depositato lo zucchero. Allora, Vittorio, dopo 40 giorni che l'infuso è stato naturalmente al buio, no? Noi lo Sì, mettiamo, l'abbiamo messo in sì. grotta, però va bene anche dentro un armadio. Che cosa succede? Prepariamo un recipiente, questo va bene, sì. Lo Recipiente per passarlo, per filtrarlo, filtriamo, quindi va filtrato certo. e poi Ci aggiungiamo. va aggiunto l'alcol, Quindi 700. su 4 litri, 700 ml. Quindi una volta filtrato, aggiunto l'alcol, L'alcol, lo mettiamo in un altro recipiente più grande perché... recipiente più grande può essere poi diviso in bottiglie da 1 litro, mezzo litro, 1 litro. Però deve riposare in un recipiente più grande, Certo, per 5 almeno giorni. 5 giorni, quindi un contenitore di 6-7 litri, diciamo, perché da quello che ho capito ci vengono fuori poco più di 5 litri. Sì. Di Il recipiente deve amaro, essere più giusto? grande di quello di 5 Ecco, litri. dopo 5 giorni va imbottigliato, ok? Certo, E il certo. risultato è questo. Naturalmente, questo è il nostro che abbiamo fatto già lo scorso anno. E da quello che ho capito, più invecchia e più è buono. Certo. Guardate che colore. Dopo alcuni mesi, diciamo, diventa Si può eccezionale. consumare, però ecco, bisogna aspettare. Questo infatti ha preso proprio il gusto Profumo amarognolo. amarognolo, sembra brandy. Ottimo Ok, digestivo. grazie Vittorio delle tue informazioni. E Prego. questo è il nostro amaro che abbiamo fatto però lo scorso anno, quindi più aspettate e più prende colore e corpo. Vedete com'è bello? Bene, buon lavoro amici. E grazie della visione.